Benvenuti a tutti in questa nuova review di Cristiano Ronaldo, Potom 94 e di Dejan Kulusevski. Cristiano Ronaldo batte questa nuova partita, cerca subito Bruno Fernandes. Non intendo. Son Cristiano Ronaldo! Subito per Kulusevski, uno sprint boost, ancora Kulusevski, sprint boost, ancora Kulusevski, una crocchetta, no, ho sbagliato tasti. Entro per Vera, cerca Bruno Fernandes, il pallone per Son, vuole Cristiano Ronaldo di mancino, palo! Ma Kulusevski c'è in campo? Meno male che c'è alto normale, rimane in avanti, non fa un cazzo. Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro. La palla la piazza lì, dice, vaffanculo. Sì! Cristiano Ronaldo! Caccia il cilindro dal culo del coniglio! Forse era il contrario. Ho capito che lei viene dalla Juventus, però... Eccolo, Kulusevski. Ah, stavolta li manda loro per terra. Kulusevski! Che cazzo avevo combinato? Gira ancora per Edmundson, il pallone per Kulusevski. Il po' defilato. Kulusevski esplode il mancino! E la schiatta nell'angolino! Un bacino, lì nel 7. Kulukulu dice, vattela a P.A. in del culo. Ma che cazzo di battute sto facendo stasera? Foden, cerca Bruno Fernandes. Pallone per Edmundson. Kulusevski, sprint boost. Kulusevski, fuori. Per Bruno Fernandes, ancora la Cristiano Ronaldo che cerca il suo ex compagno Kulusevski. È lanciato a rete, Kulusevski, uno contro uno. Kulu, faccio portiere, ce l'hai chiamata, che tabib. Kulukulu dentro per Son. Kulukulu, il pallone per lui, trastiamogli il destro. No. Ma vedi che sta sempre con culo per terra? Kulusevski. Una bicicletta. Ancora va via. Ancora Kulusevski. Kulusevski. Culo. Ho preso il timer rosso. Foden. Cerca Son. Pallone per Kulusevski. Kulusevski. E va a fare riposino. Cristiano Ronaldo, il pallone per Phil Foden. Dentro per Kulusevski. E il mancino di Kulusevski. Questo c'ha una bella finalizzazione, questo Kulusevski. Cristiano Ronaldo per Edmundson. Vuole recuperarla Cristiano Ronaldo. One man show. Cristiano Ronaldo si gira contro Varane. Entra in area di rigore. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kulusevski. La palla è sul mancino. Son. Cerca Foden. Si gira e vuole Kulusevski. A incrociare. Poco fuori, poco fuori, poco fuori. Son. Dentro per Cristiano Ronaldo. Trastiamogli sto mancino. Cristiano Ronaldo! Kulusevski. Foden. Dentro per Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo si gira con una skill non assolutamente voluta. Si gira delle ali. Ottimo per Cristiano Ronaldo. No, assolutamente no. Son. Kulusevski, il pallone sul mancino, Kulusevski! C'è una bellissima finalizzazione questo col sinistro, Mi ha fatto un bel paio di gol col mancino sto Kulusevski. Non gli ho provato ancora il destro, devo essere onesto, perché non ho mai avuto il problema di dovermi girare. Cioè, se stavo sul destro, mi giravo subito col mancino, sul mancino, e la palla ce l'avevo subito là. Ottima sta cosa. Soprattutto anche per un giocatore che non è fortissimo e che tende a fare tanti giri con l'analogico. Va benissimo sta cosa. Ma c'ha sto fatto che mi intercetta pure i palloni. Cristiano Ronaldo. Kulusevski. A giro. Bello, bello. Son. Cristiano Ronaldo. Mezz'ora. No, vi posso dire la verità. A me questo Cristiano Ronaldo non mi sta piacendo. No, così come mi piacque tantissimo il football day, il Toti, questo vi dico che non mi sta piacendo. Al contrario di Kulusevski. Son. Dentro per Cristiano Ronaldo. Al volo Cristiano Ronaldo. E che cazzo, una foto che ti risegna. Cristiano Ronaldo dalla bandierina. Vedi che sta sempre per terra. Ma vedi che sta sempre a faccia per terra. No, ma sta cosa non è normale comunque. Ho capito 77 di equilibrio, ma così mi sembra un po' esagerata la situazione. Kulusevski, che si gira ottimamente. Il pallone è per Cristiano Ronaldo. Mezz'ora per caricare sto tiro. Mamma mia. Cristiano Ronaldo per Kulusevski di destro, parata da Alisson. Ma
guarda Kulusevski che... Ma sta cosa non è normale che Kulusevski recuperi i palloni. Imbastisce il contropiede e Cristiano Ronaldo si fa parare il pallone. Cerca bene Foden. Ancora Kulusevski. La palla è sul mancino. Kulusevski. Ottima l'accelerazione. Kulusevski. Questo è forte. Dele Alli. Ancora il pallone per Cristiano Ronaldo che si gira questa volta molto bene. Dele Alli. No, scusami, Cristiano Ronaldo. Mannaggia. Mannaggia. Allora, quando giocatori così forti non performano come vorrei, mi ingrippo in una maniera incredibile, ragazzi. Poi invece, come giocatori di cui non mi aspettavo assolutamente nulla, come Kulusevski, che performano così bene, sono contento. E guarda come gliela... come gli si avvicinano, ragazzi. Quello non ce l'aveva manco selezionato, nemmeno con il raddoppio. Io non ci sono manco andato addosso. È entrato semplicemente nel range di recupero pallone. E ha recuperato il pallone l'avversario. Cristiano Ronaldo! Timed giallo. Cristiano Ronaldo contro il suo ex compagno Giorgio Chiellini. Lo supera facilmente. Cristiano Ronaldo! Kulusevski invece è molto molto... Guarda Kulusevski. Guarda come regge. Bello. Ronaldo cerca Son. Vuole il pallone Foden. Lo riceve. Il pallone ancora per Cristiano Ronaldo. Che si gira. Uno sprint boost. Cristiano Ronaldo. Questo Cristiano Ronaldo mi sta facendo innervosire. Allora, cosa ne penso di Kulusevski e Cristiano Ronaldo? Cominciamo da Kulukulu. È una carta che onestamente mi è molto piaciuta. Usata a COC e esterno. Molto interessante perché il suo 1,86 e il suo 83 di forza non si sentono in negativo. Si sentono molto in positivo in realtà. Nelle movenze è veramente goloso. E poi quando sbatte sugli avversari ci rimbalza contro e il pallone non lo perde. Il pallone è sempre attaccato ai piedi, corre, c'ha una bellissima accelerazione, un ottimo sprint boost anche sul lungo. Se ne va. Difatti ve lo consiglio sia sulle fasce COS, COD come volete, perché comunque il 4-4 ce l'ha. Potete usarlo sia a piede invertito col tiro a giro di sinistro, sia sulla fascia destra crossare col destro, perché comunque lo potete fare. C'ha un'ottima finalizzazione. Infatti l'ho usato da COC e mi faceva molti inserimenti in area di rigore e ha segnato anche dalla distanza. Tira a giro, tiro a incrociare, tiro di potenza, dritto per dritto. Bello, bello, bello. Veramente mi è piaciuto. Per 160k, 150k con motore, io gli do un bel 8,5. Ve lo consiglio. La sua unica grande pecca è semplicemente l'ibridabilità, ragazzi. Tottenham e Svezia, al massimo se vi siete sbloccati Alli, potete linkarlo con delle Alli, però ci sta. Ah! Nota positivissima, che mi stavo quasi dimenticando, di questo Kulusevski. Intercetta un botto di palloni. Ma così, random. Non lo so perché, boh, me sarò flashato io. Però intercetta un sacco di palle. Vabbè, ve lo volevo dire. E invece Cristiano Ronaldo, ragazzi, purtroppo è una delusione. O meglio, mi aspettavo una carta del genere, che comunque con il poco equilibrio si sente, che il Cristiano Ronaldo che sente e risente e risentirà sempre del gameplay marcio quest'anno. A meno che ovviamente non vi prendiate il Footbird, che secondo me rimane superiore a questo, o così come il Toti e il Tots. Anche se il Tots comunque c'ha 80 di equilibrio, non poco in più, però secondo me il Tots è più forte di questo. Questo, diciamo, qualità-prezzo è il miglior Cristiano Ronaldo che potete prendere. Se siete fan di Cristiano Ronaldo, non ci pensate due volte. Sbloccatelo, perché qualità-prezzo ci sta. Con motore è il solito Cristiano Ronaldo. Spettacolare la finalizzazione, lo conoscete tutti quanti. Quindi gli do un 7,5, 8 meno, perché comunque è Cristiano Ronaldo, è un SBC che qualità-prezzo ci può stare. Ve lo consiglio solo ed esclusivamente se siete fan. Avete un botto di non scambiabili da buttarci. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con me e se ve lo siete sbloccato. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video.